Buonasera a tutti. È Buonasera. un grande onore poter moderare questa bellissima iniziativa che è stata organizzata dall'UCID, Unione Cristiane Imprenditori Dirigenti, e patrocinata dall'assessorato pari opportunità di San Benedetto del Tronto, di cui sono l'assessore. Ringrazio il presidente dell'UCID, Guido Castelli, per avermi coinvolto in questa interessantissima conferenza, che mi trova assolutamente in sintonia, in quanto oramai è di dominio pubblico che questa amministrazione comunale, in prima persona io come assessore, stiamo cercando di contrastare in tutti i modi la cultura della prevaricazione e della violenza su tutte le persone fragili, le donne soprattutto, ma anche tutte le altre persone che in qualche modo si trovano a subire, indipendentemente dal sesso, una prevaricazione e tanta violenza. E in questa occasione vi porto i saluti del nostro sindaco Pasqualino Piunti, che probabilmente si collegherà più tardi, si scusa e saluta con sentimento perché ha altri tre webinar nello stesso momento, ma ha detto che farà sicuramente un saluto. Intanto ringrazio il nostro relatore, Donaldo Buonaiuto, sacerdote diocesano dal 1998, filosofo, teologo specializzato in antropologia teologica, svolge il ministero di esorcista, parroco con incarico di direttore diocesano per i migranti ed è anche scrittore ed oggi appunto ci delizierà con uno scritto che ha addirittura la prefazione del nostro Papa, uno scritto che smuove gli animi nei confronti di un problema, di una grande piaga sociale che è la tratta degli esseri umani, in questo caso parliamo della tratta delle donne. Io a questo punto sono onorata di dare la parola per il saluto iniziale a una persona che ammiro moltissimo, che è il nostro vescovo Don Carlo Bresciani, che è una persona deliziosa anche diciamo di animo aperto, non a caso è anche uno psicoterapeuta. Grazie Don Bresciani per questa sua presenza. A lei il saluto. Bene, buonasera a tutti, un cordialissimo saluto a tutti da parte mia, agli amici dell'UCI, degli imprenditori dirigenti di ispirazione cristiana, ma anche a tutti coloro che sono collocati via internet, oltre a lei, signor Assessore. Sono molto contento di questa iniziativa programmata da tempo, ma come sempre voi sapete, l'uomo propone e poi le situazioni impongono, in questo caso la pandemia. Sono contento soprattutto per due motivi. Per l'UCID che si incontra e insieme riflette su cosa significhi e richieda fare impresa ispirata non solo dal guadagno, ma da valori che mettono al centro la persona e la società. In un contesto in cui sembra che ciò che tenta di diventare centrale sia la finanza e in cui la globalizzazione sembra dimenticare l'uomo del lavoro, ridare anima all'impresa significa recuperare quei valori su cui essa di fatto si fonda, cioè la persona umana e il bene comune all'interno di quella solidarietà senza della quale ogni coesione sociale diventa semplicemente illusoria. La persona umana, quindi, che poi è il tema di questa sera. Perché vedete, se la ricchezza non porta ad un aumento di coesione sociale e quindi anche ad un aumento del riconoscimento reciproco tra tutti i membri della società e quindi non porta alla promozione sociale di ogni persona, se non viene maggiormente distribuita in modo equo, gli squilibri troppo accentuati saranno sorgente di disordini che bloccano l'ordinato sviluppo della società. E allora compito di un imprenditore che si ispira ai valori cristiani è lavorare perché queste dinamiche negative vengano ostacolate e superate, mettendo al centro la dignità di ogni persona. Ma c'è un altro motivo per cui sono contento e plaudo a questa iniziativa, ed è il tema scelto.
stato invitato l'autore del libro Donne Crocifisse, la vergogna della tratta raccontata dalla strada, di Donaldo Bonaiuto, che saluto e ringrazio vivamente per la sua presenza. Il tema della donna e delle tante forme di violenza nei confronti della donna, delle disuguaglianze di trattamento nei loro confronti è all'ordine del giorno e se ne parla molto, benché non sempre onestamente in modo corretto e talvolta perfino in modo ideologicamente deviato. Della donna si dovrebbe sempre parlare a partire non dalla contrapposizione, ma dalla insuperabile relazione uomo-donna, che non può mai essere impostata su forme di sopraffazione o sfruttamento dell'uno sull'altra, o viceversa, ma dal fatto che l'identità maschile non si dà se non per riferimento alla donna e al modo in cui si rapporta con lei. E l'identità femminile si dà per riferimento all'uomo e al modo in cui si rapporta con lui. L'umano è uomo e donna, e non solo uomo o donna, e non l'uomo contro la donna o la donna contro l'uomo, ma uomo e donna in rapporto, in relazione di reciproco riconoscimento. L'identità dell'essere umano quindi non si costruisce nella chiusura all'altro o nella sopraffazione dell'uno sull'altro, ma nell'armonica relazione di reciproco riconoscimento nella uguale dignità umana. Mi pare questo che sia davvero il fondamento, la uguale dignità umana, che non vuol dire essere uguali in tutto. C'è una insuperabile differenza tra uomo e donna, ma si è uguali nella dignità umana, che è arricchita proprio dalla diversità uomo-donna. Uguale dignità che deve essere affermata in ogni situazione, nel lavoro, nella casa, nella società, nell'economia, eccetera, eccetera, eccetera. Sempre però coniugando diversità e uguaglianza per il bene di tutti. In merito alla tratta delle donne, che questa sera è il tema che ci fa incontrare e sul quale non entro molto perché questo è il compito del relatore che abbiamo invitato, penso che finché se ne parla in astratto sembra cosa certamente condannabile da tutti, ma qualcosa di lontano da noi, qualcosa che riguarda altri. Purtroppo non è così. Basta chiedere per esempio le nostre suore oblate qui di San Benedetto, o chiedere a qualche donna che viene portata nelle nostre strutture anche ecclesiali per sottrarle ricatti e forse anche a qualcosa di peggio, e ci accorgiamo che questa tratta è tra di noi. Ognuno che usa queste donne, forse in molti casi sarebbe meglio dire di queste ragazze, ne è sicuramente complice, perché alimenta il mercato, non solo perché sfrutta la donna certamente, perché la tratta male, ma anche perché alimenta il mercato della tratta. Mi pare che meriti di riflettere da parte di tutti su questo. Auguro una buona riuscita di questo incontro, ringraziando Lucid, Donaldo e tutti gli intervenuti, compresa lei, signora Bagnocchi. Auguri. Grazie. Grazie, caro Vescovo, le sue parole mi trovano in armonia al 100%, è proprio quello che in qualche modo sto cercando di divulgare, cioè l'uomo e la donna uniti per combattere e contrastare la violenza e la prevaricazione in ogni sua forma. Grazie, veramente di cuore. Grazie. A questo punto passo la parola al presidente del Lucid, carissimo amico Guido Castelli. Buonasera cara Antonella, un deferente saluto a Monsignor Bresciani che ha voluto garantirci una presenza così qualificata come dimostrano parole che hanno colto nel vivo, nel segno, l'identità del Lucid, Lucid Unione Cattolica Imprenditori e Dirigenti, sostanzialmente è quella associazione di cattolici che sono impegnati nella vita economica, nella vita professionale e che provano a testimoniare i contenuti più
specifici della dottrina sociale della Chiesa, che è la dottrina che compendia la dimensione pubblica del vivere la morale sociale cattolica. Ha correttamente Monsignor Bresciani sottolineato come proprio in questa fase di ripresa economica, di recupero possibile di sviluppo e socialità che rappresenta l'obiettivo post pandemia, c'è gran bisogno di ispirare le attività economiche e non solo, orientate verso il recupero di competitività e di lavoro, a quelli che sono i principi appunto della dottrina sociale della Chiesa, ovvero quei principi che pongono al centro la relazione umana autentica, una relazione che per chi crede evidentemente ha una traiettoria verticale verso nostro Signore, ma che è anche una traiettoria orizzontale fatta di riconoscimento reciproco, di interclassismo, si sarebbe detto una volta, sicuramente di comunità, una comunità che deve recuperare e rivalutare molta parte delle attività economiche che si sono fermate a causa del Covid, ma che deve poter considerare questo momento come anche una grande occasione per restituire umanità al concetto stesso di sviluppo. Del resto mi permetto di ricordare come proprio in un'occasione promossa dall'UCID dell'Emilia Romagna, il professor Mauro Magatti, docente di sociologia alla Cattolica di Milano, invitava tutti a concepire questa ripresa come una ripresa che deve in qualche modo essere generativa. L'atteggiamento generativo è l'atteggiamento di chi sa di doversi prefiggere scopi che sono sicuramente materiali economici, ma anche più strettamente morali e umani. Così potremo affrontare le molte sfide che fanno tremare i polsi dal punto di vista economico, storico, sociale, ma che possono rappresentare anche una ripartenza che consente di migliorare complessivamente il paesaggio umano così duramente colpito da questa vicenda, da questa virulenza che pur nella sua tragicità ci ha ricordato il carattere limitato e finito della condizione umana, ha in qualche modo ridimensionato quell'atteggiamento fideistico verso la scienza a cui avevamo forse delegato ogni forma di salvezza e di garanzia, e quindi ex malis bono, come diceva il padre Sant'Agostino, comunque sia, siamo qui proprio a ragionare di una componente specifica, con l'altro buon aiuto di questo nostro progetto di umanizzazione della vita sociale ed economica, che riguarda quella che è sempre stata la vocazione di Donato. Donato, lo diceva Donella Baiocchi, è uno dei figli prediletti di Don Oreste Benzi, ha sempre sposato la concretezza e il pragmatismo di Don Oreste, ma anche una particolare profondità spirituale che ha dato senso e significato a molte delle sue attività. Ricordiamo Donato, che è stato anche ospite ad Ascoli di una iniziativa analoga, impegnato lungo la strada bonifica con i poliziotti a dare speranza in nome di quel, come dire, interventismo cattolico sano, ispirato, che ha consentito una grande collaborazione anche con tutte le realtà spirituali importanti, le ricordava anche Monsignor Bresciani, le Oblate di San Benedetto, le suore spagnole di Ascoli, abbiamo anche Suor Angela Garcia che ci sta seguendo dalla Spagna, è tornata lì dopo aver salutato Suor Charlo, insomma vere e proprie testimoni di carità che vivono accanto a noi. Ha ragione il Vescovo Bresciani nel dire: la tratta e le nequizie che implicitamente sottende sono dietro l'angolo, sono fra noi. La tratta è vecchia come il mondo, è vecchia come l'uomo, probabilmente lo dirà Donaldo, però è una di quelle forme più odiose di sopraffazione umana che per ciò stesso nega la relazione, proprio perché l'altro da sé
è mercificato, è bene, è sfruttato, è un bene da sopraffare per l'appunto e da utilizzare, negando il senso vero della relazione su cui più in generale cerchiamo di fondare la nostra visione. Guardate, nel paesaggio della tratta, della schiavitù, di questo abominio, esistono diversi componenti, diverse articolazioni, diversi attori. Ci sono gli schiavisti, sono coloro che organizzano il mercimonio, la sopraffazione. Ci sono i clienti, che hanno una specifica responsabilità e comunque sono i soggetti che rendono possibile che questa sopraffazione si perfeziona. Poi ci sono gli indifferenti, però. A loro ci rivolgiamo, se mi è consentito. Tutti coloro che devono poter avere contezza di quello che accade lungo le nostre strade, vicino a noi, per poter esprimere da un lato la piena e incondizionata contrarietà a questa forma di schiavitù e di sopraffazione, ma anche e soprattutto rendersi testimoni della necessità di promuovere culturalmente, spiritualmente, moralmente tutto ciò che è necessario per sensibilizzare le persone a superare l'indifferenza. Ecco, il libro di Donaldo, e lascio la parola a lui perché Donne Crocifisse è davvero un volume che merita di essere letto e meditato per quello che scrive Donaldo, per la meravigliosa prefazione di Papa Francesco che volle dedicare a Donaldo il suo scritto introduttivo, credo a margine di una sua riflessione sulla misericordia. Non sta a me dire quante potenzialità e quanto preziose e preziosi esiti la misericordia può produrre anche sul piano fattuale, concreto e generale della tratta delle schiave, delle prostitute. Però queste iniziative hanno lo scopo, ripeto, di provocare la giusta reazione in tutti coloro che rischiano di minimizzare, considerare normale e consueto quello che è una dei gradi più abietti della condizione umana. Dobbiamo poter scuotere l'umanità circa l'imperativo morale di non essere, ed è un compito che ciascuno di noi deve far gravare su di sé, corresponsabili in quanto indifferenti. È un compito difficile, complicato, che abbiamo soprattutto nei confronti delle giovani generazioni che devono poter essere educate alla lotta all'indifferenza, che per ciò stesso vuol dire anche profonda valutazione dell'importanza della relazione umana, alfa e omega dell'antropologia cristiana, che in questo webinar di oggi pomeriggio, di cui ringrazio anche come gli ascolti Piceno, cerchiamo di renderci strumento. Bene, buon ascolto e grazie Donaldo, grazie Monsignor Bresciani, grazie Antonella di questo dono che ci avete fatto e avete fatto a Lucid di Ascoli Piceno. Grazie a Lucid e grazie a te per le bellissime parole. Bene, adesso passiamo la parola a Donaldo con il suo libro Donne Crocifisse, la vergogna della tratta raccontata dalla strada. Prego Donaldo e grazie di cuore per questa sua testimonianza. Buonasera a tutti. Penso che mi sentite bene adesso, sì. Ecco, allora intanto un grazie a tutti voi. Al presidente del Lucid, il caro Guido Castelli, per aver creato questa occasione insieme al comune. Ringrazio l'assessore, il sindaco, il comune di San Benedetto che risponde con sensibilità a questo tema che stiamo così approfondendo, un tema drammatico perché riguarda la vita di tantissime persone che vengono definite prostitute, persone che vengono mercificate, persone che hanno la maggior parte l'età delle nostre figlie, delle nostre nipoti. Un grazie di cuore al pastore di questa diocesi di San Benedetto, a Sua Eccellenza, grazie perché lì dove c'è il vescovo, lì c'è la Chiesa e quindi questa presenza veramente mi conforta e mi dà anche
gioia e speranza, perché i cristiani, come ha sempre detto Papa Francesco, devono essere i primi ad avere quella coscienza su questo tema, ecco, comprendere di che cosa stiamo parlando. E lui, proprio quando venne in una nostra casa nell'anno straordinario del Giubileo, fece un blitz in una nostra casa alla periferia di Roma, e io ero l'unico che sapevo di questa visita, e così avevo detto alle ragazze in protezione, che sono in programma di protezione, che si dovevano preparare perché stava arrivando un cantante famoso, e così questa era la scusa per far sì che tutte si potessero un po' preparare e ritrovarsi dentro una sala. E a un certo punto suona il campanello ed era Papa Francesco. Papa Francesco che viene accolto da 25 ragazze giovanissime, e queste Santo Padre sceglie proprio di ascoltare, di mettersi seduto ad ascoltare le loro storie. Noi pensavamo che bastava così due o tre testimonianze, invece il Papa volle ascoltare ogni singola ragazza, e quindi il tempo si dilatò tantissimo, tanto che coloro che lo accompagnavano erano abbastanza anche così sconcertati dal fatto che il Santo Padre proprio voleva stare con loro. E dopo averle ascoltate, aver anche in profondi momenti di commozione, quando queste giovani donne facevano vedere anche le torture impresse nel loro corpo, le ferite, le orecchie tagliate, le bruciature, le coltellate, tutto quello che dicevano e mostravano era veramente straziante. E alla fine di questo incontro Papa Francesco dirà che lui sentiva un bisogno, sentiva il bisogno di chiedere perdono a nome di tutti coloro che, dicendosi cristiani, pur dicendosi cristiani, andavano sulle strade e nei locali d'Italia e del mondo a comprare il corpo di queste ragazze. E quindi chiese proprio espresse questo desiderio, no, di chiedere perdono a nome di tutti i credenti. E questo fu un atto fortissimo, no? Perché il Papa in un certo senso ha aperto la strada a quello che forse io l'ho scritto anche nel mio libro, in un capitolo che ho intitolato Il Sogno, dove tutti i governanti, tutti coloro che hanno delle responsabilità, che siano nazionali, internazionali, ma anche locali, devono chiedere perdono, devono inginocchiarsi, devono chiedere perdono dinanzi a queste figlie, perché non è importante se stiamo parlando di rumene, di nigeriane, di albanesi, stiamo parlando però di ragazze che sono state ingannate, sono state rapite, sono state illuse, con anche promesse che poi si rivelano farlocche, e portate quindi poi sulle strade, nei locali d'Italia, come merce per soddisfare i bisogni perversi di milioni di uomini che si fanno chiamare anche erroneamente clienti, pensando di avere il diritto di comprare il corpo di queste ragazze che magari hanno, come dicevo prima, l'età delle loro figlie e delle loro nipoti. Io l'ho detto anche diversi mesi fa in un'audizione al Senato,
quando parlando del modello nordico, quello che noi da tanti anni, Don Oreste Benzi, il fondatore della comunità Papa Giovanni XXIII, a cui appartengo sempre, ha fatto appello perché l'Italia possa adottare questo modello nordico che è colpire la domanda perché è la regola più elementare di qualsiasi mercato. C'è una grande offerta è perché c'è un'incredibile domanda. Più si colpisce la domanda e quindi disincentivare la domanda, abbattere la domanda, colpire la domanda, significa appunto fermare il cosiddetto cliente. Ma perché ho detto anche all'audizione che la parola cliente non si addice a colui che sta favorendo veramente la prostituzione, cioè il cliente è invece una parola nobile perché permette appunto la crescita, no? di un mercato giusto, di un mercato buono, di un mercato vero. Invece queste persone che vanno a comprare il corpo di queste ragazze non possono neanche essere definiti clienti, perché invece stanno favorendo lo sfruttamento della prostituzione, stanno favorendo la riduzione in stato di schiavitù, stanno favorendo la tortura, la tratta, stanno favorendo l'asservimento di una persona. Quindi sono correi di questa schiavitù, cioè loro permettono e sono complici di questa schiavitù. Ecco, io quando voglio anche dire, sempre citando Papa Francesco, che penso che nessuno possa dire il contrario di quello che affermo, cioè che è il leader nel mondo che più alza la sua voce contro la tratta degli esseri umani. Cioè non c'è una personalità oggi al mondo, no, che eleva e fa sentire di più la sua voce come il Santo Padre. E quando andai l'anno scorso, era proprio il mese di giugno, andai a trovarlo e così gli portai la bozza di questo libro, Donne Crocifisse, gli portai questi fogli, ma sinceramente non avrei mai immaginato che lui poi potesse fare veramente la presentazione. Però parlando di questo tema gli dissi: guardi Santità, io ho scritto alcune cose, insomma non so se lei le condivide, se può fare anche una sua prefazione. E il Papa mi ha detto: lasciamele e poi ti faccio sapere. E dopo 15 giorni praticamente mi manda la presentazione, la prefazione. Una prefazione veramente che invito tutti a leggere, oltre chiaramente al libro, ma la prefazione del Papa è veramente toccante. A un certo punto lui dice che qualsiasi forma di prostituzione, attenti bene, questo è molto importante, qualsiasi forma di prostituzione è una riduzione in schiavitù, un atto criminale, un vizio schifoso che confonde il fare l'amore con lo sfogare i propri istinti, torturando una donna inerme. È una ferita alla coscienza collettiva, una deviazione all'immaginario corrente. È patologica la mentalità per cui una donna vada sfruttata come se fosse una merce da usare e poi gettare. È una malattia dell'umanità, un modo sbagliato di pensare della società. Ecco, ho letto solo queste tre righe, ma veramente è una prefazione densissima che bisognerebbe proprio meditare, no?
non dà scampo, no? A chi magari vuole così trovare un modo, una via per legittimare la mercificazione della persona per motivi sessuali. Cioè il Papa non dà scampo, no? Perché molto spesso, purtroppo, anche in un'ignoranza profonda, perché quando si sentono certe cantilene, il lavoro più antico del mondo, c'è sempre stata, insomma, quando no, ormai diciamo anche, a volte neanche ci si accorge, no? Che quando si parla di prostituzione poi si dice ma ci sono quelle che lo vogliono fare, insomma ci sono sempre, ecco, dei ritornelli che proprio ci fanno comprendere che non conosciamo, no? Realmente il fenomeno, e non ci rendiamo conto, no? Di quello che può vivere una persona, di quello che subisce una persona che ogni giorno, ogni notte, per 4, 5, 10, 20 volte al giorno deve dare se stessa, se stesso in vendita, no? Per far sì che qualcuno si possa sfogare sessualmente. Cioè già dire, questo già, ecco, sfido chiunque, insomma, abbia una persona che ama, una figlia, un figlio, una sorella, una persona che ama, se possa concepire per quella persona amata un obbrobrio del genere. Non è un'attività, è un orrore. Non è un esercizio, è un orrore. Voglio vedere qual è quella mamma, quel papà, quella sorella, quella persona no, normale, diciamo, che ha ancora la testa che gli funziona, scossa, come può reagire dinanzi a una persona cara che gli dice: mamma, ho trovato lavoro, finalmente domani inizio a lavorare, andrò nel centro commerciale di San Benedetto, mi troverai in quella vetrina, rilascerò anche lo scontrino per tutte le cose che farò, per il lavoro che farò. Voglio vedere il genitore, la persona amata, se veramente farà i salti di gioia nel pensare che un figlio, una figlia debba vendersi come se fosse qualcosa di naturale. Ecco, noi crediamo fortemente che non è naturale. E non c'è mai, come diceva Don Benzi, il servo di Dio che ho seguito per tanti anni, non possiamo dire che è, cioè dire che è una libera scelta è un'altra menzogna, perché andando sulle strade da oltre 25 anni non abbiamo, non solo io, ma anche tutti i nostri fratelli della comunità Papa Giovanni XXIII, abbiamo unità di strada in tutta Italia e anche all'estero, nei 50 paesi nel mondo dove ci troviamo. Ecco, non abbiamo mai incontrato una persona, perché sempre di persone stiamo parlando, che ci abbia detto: io qui sto bene, io sulla strada sono felice, io veramente sono contenta di prostituirmi. Non abbiamo mai incontrato una persona, né sulle strade, ma neanche quelle che ci mandano le forze dell'ordine dai night, dai locali, dai privé, che anche nelle Marche, insomma, e anche nella vostra zona. Insomma, non abbiamo mai incontrato una ragazza che ci abbia espresso la contentezza di vendere il proprio corpo. Incontriamo i cosiddetti chiamati viados, i transessuali, tutte quelle persone anche che molti a cuor leggero, per ignoranza, pensano, perché siccome li vedono magari sorridere o un po' così, a volte, no, con dei toni come se stessero lì divertendosi, ma quando si fermano a parlare con noi, che non siamo coloro che vanno a chiedere quanto vuoi per quella prestazione, ma di solito facciamo un'altra domanda: quanto soffri? No? La domanda che apre il cuore, no? Che veramente porta queste persone no? A entrare dentro se stesse. No? Quasi sempre ci mostrano la foto di un figlio, di un papà, di una mamma,
no? Incominciano a piangere e ci dicono, ma io sono qui per questa persona, no? Cioè, come diceva Don Oreste, no? C'è sempre uno stato di bisogno, no? Dietro una persona che si vende non è mai una scelta, c'è sempre dietro una condizione, un condizionamento, c'è sempre dietro anche quelle cosiddette escort, quelle che lo farebbero, ecco, per fare tanti soldi e che non avrebbero, al dire di molti, nessuno alle spalle, non avrebbero il protettore, eccetera. Ebbene, noi che incontriamo tutti, anche queste persone, ecco, non le abbiamo mai, in verità, non abbiamo mai ascoltato la felicità di questa gente. Abbiamo ascoltato sempre tanta solitudine, tanto dolore, tanta sofferenza. Ma pensate che la maggior parte di queste persone non scelgono a cuor leggero, la maggior parte, proprio la stragrande parte, maggior parte di queste persone, a partire sulle strade, quasi, siamo quasi al 100%, sono tutte donne che provengono da paesi esteri, da altri paesi, oltre il 40% dalla Nigeria, poi vengono dalla Romania, dall'Albania, dalla Bulgaria, dalla Moldavia, e tutte arrivano o con una promessa di lavoro, oppure con un finto principe azzurro, un fidanzato, oppure con la promessa, ecco, di iniziare una nuova vita uscendo dalla miseria, dalla povertà più assoluta. Tutte arrivano con una con un'illusione. Noi ne abbiamo accolte tantissime, no? Oltre 7.000 nelle nostre case. Abbiamo ascoltato le loro denunce, abbiamo ascoltato lo strazio, ecco, di quello che hanno dovuto subire. Non abbiamo mai sentito una donna raccontarci di essere arrivata a cuor leggero in Italia desiderando di prostituirsi. Ecco, dico questo perché c'è veramente questa ignoranza, vorrei dire proprio diabolica, no? Di coloro che per lavarsi le mani alla Ponzio Pilato preferiscono no, diffondere questo messaggio falso, ipocrita, menzognero e insopportabile, no? Che ci sono però delle donne che lo fanno proprio perché desiderano avere tanti rapporti ogni giorno, no? Quando invece è tutto al contrario, perché ci sono persone perverse che sono tante, che ogni giorno, no, vanno a cercare di comprare qualcuno perché per fare sesso, proprio come no, fosse un atto meccanico e dove non esiste, no? Ecco, come ha detto il Papa, non c'entra niente il fare l'amore, no? Proprio non c'entra niente. Ecco, tanto che io lo dico sempre, no? Che le relazioni, a partire chiaro da quelle più intime, non si possono acquistare. Quando lo diciamo ai giovani, ai nostri ragazzi, quando lo insegneremo ai nostri ragazzi che le relazioni più importanti, più profonde, più intime non si comprano, no? Magari si dovrebbero conquistare, ma non acquistare, forse conquistare, no? Ma non mai acquistare. Ecco perché noi continuiamo, no, a chiedere il modello nordico in un'Italia assente, che però fa tante proposte di legge, quasi tutte sono per riaprire i bordelli, no? Perché evidentemente qualcuno ci dovrà anche guadagnare, come il solito sistema, investire sui più deboli, sugli oppressi, sugli schiavi, sulle persone no, più inermi. Ecco, questo è il sistema, un sistema veramente squallido, no? Di una mentalità non solo maschilista, ma una mentalità veramente dove
dove la società del profitto sprofonda anche vendendo i propri figli, no? Cioè i primi saranno proprio coloro che spingeranno, no? Non sia mai, in altre parti d'Europa, in alcuni paesi esiste, no? Ma non sia mai in Italia, anche in Italia, ecco qualcosa veramente di l'orrore, no? Cioè gli adulti, i genitori che spingono alla realizzazione di questo business, no? Cioè spingono i propri figli a vendere se stessi, no? Proprio qualcosa veramente, ecco, siccome noi non pensiamo sempre ai figli degli altri, no? Ecco, non pensiamo però che anche queste creature sono le nostre figlie, le nostre sorelle. Noi così le chiamiamo perché sono, no? Quando vengono nelle nostre case, vi invito, venite a trovarci. Ecco, proprio le persone cambiano, no? Cambiano radicalmente, no? Proprio perché vedono delle ragazzine, vedono proprio, vedi, ma questa è più giovane di mia figlia, no? E poi in una struttura che io ho da oltre 20 anni, no? Dove abbiamo donne che non hanno più un futuro, donne che non riescono a integrarsi perché sono state marchiate, perché sono paralizzate, perché hanno problemi psichiatrici a causa delle sevizie e delle torture subite per diversi anni e che no, vanno avanti solo con i psicofarmaci, no? Ecco, quanta ignoranza, lasciatemelo dire, io sono anch'io un po' marchigiano, insomma, perché vivo, mia madre è di Civitanova e vivo quando ci sono a Fabriano, e quindi ecco, io vedo c'è una mentalità, no? Anche girando molto anche le Marche, è in tutta Italia questa mentalità, ma ecco, proprio di una superficialità spaventosa, no? Da parte degli uomini in un certo senso, no? Qualcosa di aberrante, ma anche da parte delle donne, no? Ho sentito dei ragionamenti che veramente sono inquietanti, no? Donne che magari preferiscono che il proprio marito, no, invece di avere l'amante, magari, ecco, andare ogni tanto da una prostituta, non è poi così grave, anzi, se gli serve per sfogarsi, meglio che vada da una prostituta piuttosto di avere l'amante, no? Quindi ecco, è qualcosa così veramente di una tristezza inaudita, no? Vedere che le donne, invece di mettersi dalla parte delle altre donne più deboli, si mettono addirittura dalla parte, no, di coloro che favoriscono il racket della prostituzione e la distruzione di una persona, perché è di questo che si tratta, della distruzione di una persona. In Italia voi sapete che non è reato prostituirsi, quindi veramente, realmente, ognuno a casa sua, no, può, no, anche se non è, non è condivisibile, però ognuno può fare quello che crede, ma in Italia, quindi in Italia non è reato prostituirsi, è reato lo sfruttamento, il favoreggiamento, ma io penso che se non si parte dalle scuole, non si parte, ecco, le agenzie educative, non veramente, innanzitutto si impegnano a conoscere questo fenomeno e a mettersi davanti ai propri figli. No, questo è il grande problema, che non ci si mette davanti ai propri figli. Bisogna mettersi davanti ai propri figli, no? Ai propri figli e ai propri nipoti. E allora, per capire, vorrei concludere, ecco, non so se ho parlato anche troppo, però mentre dico la parola figli, me ne vengono in mente tante, no? Di figlie, come quella ragazza che io ed Onoreste avevamo preso in un ospedale in uscita dal coma, e lei si era buttata dal terzo piano, faceva la cavia del racket albanese,
la utilizzava dopo i primi anni che si prostituiva come cavia, quindi veniva picchiata per mostrare a quelle giovani, a quelle nuove arrivate, no, come bisognava stare dentro le regole, sino sarebbe accaduto a loro quello che accadeva a questa donna cavia. E allora lei a un certo punto, un giorno, dopo aver preso così tante botte con il manico, quello della doccia, dice vabbè, si butta dalla finestra. Poi quando si risveglia dal coma non ricordava niente, e poi con il tempo c'aveva qualche flash, ricordava di avere un figlio. E poi stava in una casa, ma tentava sempre il suicidio, e allora Don Oreste mi chiese di poterla prendere. E così io prendo questa ragazza, e dopo qualche anno, sulle strade proprio che confinano con la lì, proprio la bonifica, eccetera, stavo con la polizia e passiamo una notte insieme da Montesilvano, Pescara, la bonifica del Tronto, eccetera, eccetera. E questo poliziotto mi dice, tira fuori un bigliettino, mi dice, senti, dice, ma non è che in una delle vostre case c'è questa, mi puoi fare un controllo se c'è questa persona? Io apro questo bigliettino e vedo proprio il nome di questa ragazza che io avevo nella mia struttura. Pensavo che fosse uno scherzo, che qualche mio operatore che era con me magari aveva, dopo una serata così, si volevano fare qualche scherzo. Insomma, io, ma stai scherzando? Ma questa, come, questa sta a casa mia? E lui mi fa, no, non è possibile. Ti dico che questa qui sta proprio da me, nella mia struttura. E dice, ma pensa. Dice, sono quattro anni che i genitori, la sorella e il figliolino prendono il carretto in Albania, il carretto con l'asinello, partono all'alba alle 4 e si dirigono, fanno ore di viaggio tutte le mattine con questo asinello davanti all'ambasciata italiana, e poi chiedono, se voi avete visto, avete qualche notizia di nostra figlia, anche se è morta, vi supplichiamo, ditecelo. Anche se fosse morta, se voi ci fate sapere qualcosa di nostra figlia. E questi genitori, questa sorella e questo figliolino andavano lì tutte le mattine a chiedere se avevano saputo qualcosa della loro figlia. E poi quella notte, no, grazie a questo poliziotto che aveva per caso, insomma, sto foglietto in tasca, e alla fine troviamo questo, ricomponiamo questa famiglia con questo figliolino che lei ricordava vagamente e che nel frattempo studiava anche l'italiano nella speranza di poter rivedere la mamma. Ecco, questa è una storia, no? Una storia, voi direte, a lieto fine. Non è proprio a lieto fine, perché questa donna non sta bene psicologicamente, anzi, proprio sta malissimo. Però è una storia, no, di uno di noi, perché potevo essere io questa ragazza. Invece, no, è così, che qualcuno vive in una situazione di abbandono, di desolazione, no, di miseria, imbattendosi in questi criminali, in questi delinquenti. Penso alle ragazze che vengono vendute anche addirittura dai loro familiari. Abbiamo alcune donne che non possono tornare nei loro paesi
perché sono state vendute proprio dai loro familiari. Le ho davanti ai miei occhi queste persone, così come altre che non possono tornare in Nigeria o non possono tornare in Albania, perché quando si sa in questi paesi che uno è caduto nella rete del racket della prostituzione, non sono più riconosciute dalle loro familiari, cioè non le riprendono più, non le rivogliono. Sono tanti fenomeni, no, che noi non conosciamo, non possiamo comprendere il dramma che vivono queste ragazze, quelle che sono ancora schiavizzate, ma anche quelle che magari sono uscite dalla strada, ma che portano nella loro mente, nel loro corpo, delle ferite che nessuno potrà del tutto o curare e guarire. Ecco, allora, quando Don Oreste nel 2000 portò una ragazza davanti a Giovanni Paolo II, gli fece una carezza, no? E questa ragazza disse al Santo Padre, lo chiamò papà, no? Mi piace perché è così, no? Qualsiasi personalità come voi, no? Come chi ci ascolta, chiunque ha una piccola responsabilità o grande, dipende, no? È un papà, no? È una mamma, no? Non solo quindi sul piano domestico, ma anche nella società. Ecco, e lei chiamò papà il Santo Padre, no? Wojtyla, gli disse: papà, io sto morendo, infatti poi morì dopo poco. Di HIV, dice: io sto morendo, dice, però no, salva le tante bambine che si trovano sulle strade, no? E così andando, ancora oggi sono passati tanti anni da quel giorno nel 2000, incontro anche no, un po' ovunque, le Marche non sono escluse e la bonifica del Tronto anche non è esclusa. Incontriamo donne al settimo mese, all'ottavo mese, incontriamo donne che non hanno sicuramente 18 anni, anche se devono dire di avere più di 18 anni. Abbiamo tutte ragazze sotto i 23 anni, giovanissime, no? È qualcosa veramente di insopportabile. È un'ingiustizia insopportabile. Loro ci chiedono: fate qualcosa per noi, no? Fate qualcosa. Ognuno può fare qualcosa, non hanno bisogno né del cappuccino caldo, né del tè, né della merendina, tantomeno non hanno bisogno di qualcuno che gli porta i preservativi, perché il racket li conta e guai se fanno cose sotto banco. Loro hanno bisogno soltanto di una proposta. Vieni via con me, no? Io lo dico in tutte le lingue, no? A queste ragazze, egli amiamo a ultimi mori, non aver paura, no? Vinci la paura, noi siamo qui per liberarti. Questa è la parola anche che utilizzava il grande Don Oreste, no? Lui a volte questa parola la utilizzava anche nei grandi palazzi, no? Parlava di liberazione, tanti non capivano questa parola. No, queste donne vanno liberate, no? Liberate dagli schiavisti, da chi diventa correo di questi schiavisti, da chi favorisce la prostituzione, da chi la sfrutta. Vanno, queste donne vanno liberate, non vanno consolate, vanno liberate. E concludo, le donne crocifisse, perché molti me lo chiedono, io qui vi precedo magari, perché donne crocifisse? Donne crocifisse è iniziato così, con una via crucis che ho realizzato per 3 anni a Roma, il prossimo anno dovremmo fare la quarta edizione. È iniziato proprio con questa Via Crucis, dove ho voluto rappresentare accanto alla Via Crucis di Nostro Signore
le analogie di una via crucis di queste donne, no? Che vengono anche loro ingannate, derise, abbandonate, tradite, picchiate, torturate, no? E crocifisse, no? Sulle strade d'Italia e del mondo. E sono delle analogie molto, molto forti, no? Se avete modo di leggerla, di leggere il testo che ho pubblicato, e ogni anno, no? Anche in modo inaspettato, sinceramente, questa Via Crucis ha visto sempre più affluenza di persone, no? Migliaia e migliaia di persone, tantissime, un numero incredibile. E anche ogni anno con la benedizione del Santo Padre che all'Angelus invitava a partecipare a questa Via Crucis. E quando anche la prima volta proposi questa parola donne crocifisse, qualcuno, insomma, storse anche un po' la mano, donne crocifisse, no? È così, sono proprio loro, no? Io vedo in loro, e lo dico da cristiano, da sacerdote, da cattolico, no? Proprio vedo in loro il volto di Cristo, no? Vedo in loro proprio il Cristo crocifisso, no? Che viene spinto verso il Golgota, no? Che viene proprio venduto, no? Per 30 denari, no? Viene proprio messo proprio in vendita. Deriso e beffeggiato. Ecco, proprio queste donne mi mostrano proprio il volto di Cristo, no? Sofferente. Ecco, io spero che anche il comune di San Benedetto, così ovunque, no, possiamo gettare questo seme di una sensibilizzazione che certo già c'è. Tutto, no, è già così chiaro dentro di noi, però ogni incontro serve proprio per risvegliare, per poterci anche mettere sempre di più in crisi, no, e creare, ecco, ancora di più una coscienza di quanto è importante correre per salvare queste donne, no? Un amministratore, chiunque, no? Nella chiesa, nella società civile, nelle amministrazioni, no? Mettersi in crisi, dire: ma io cosa posso fare che ancora non ho fatto? No? Perché c'è questo problema da un secolo sulle mie strade? Perché sempre lì, no? Che cosa, no? Allora, ecco, poter veramente mettere sempre di più in discussione e poi fare squadra, no? Perché non serve alzare una bandiera, serve invece quello di fare squadra, no? Fare squadra su tutti i livelli. E anche qui, no? La politica non dovrebbe, dovrebbe solo unirsi, no? Dinanzi agli schiavi, alla tratta degli esseri umani, no? Dovrebbe dare esempio di unità per debellare questo scempio. E solo questo, no? Non ci dovrebbero essere competizioni o contrapposizioni o contraddizioni, ma invece unirsi, fare squadra per liberare gli schiavi, per liberare le schiave. Questo, ecco, è così importante, no? Così è importante anche che quello che può fare un comune, come può sensibilizzare le forze dell'ordine, la prefettura, come può anche la Chiesa interagire a livello locale, come fa il Papa a livello universale. Cioè, tutti noi possiamo fare qualcosa di più. Tutti noi possiamo fare qualcosina di più, o forse di molto di più, no? E allora, ecco, unendo queste forze, anche se avremmo collaborato per salvare una sola vita, no? Una sola vita sarà tanto, tantissimo, perché quella persona ci dirà: ecco, io proprio aspettavo che qualcuno venisse a liberarmi. Grazie, grazie a tutti voi. Grazie, Donaldo. La sua testimonianza, grazie, veramente è commovente,
ed ha la grande capacità, la sua semplice capacità oratoria di bonificare veramente i cuori da ciò che li indurisce. Lei ha citato il comune in definitiva invitando insomma a far qualcosa. Io le posso dire che sta sfondando una porta aperta, prima di tutto perché il nostro sindaco, già 4 anni fa, il tempo corre, ha chiamato a fare d'assessore me, che mi ha in qualche modo mi ha dato le deleghe di pari opportunità, ma anche le deleghe di integrazione e inclusione, con prevalentemente verso gli stranieri, e anche le politiche della pace. In definitiva ha voluto fare un assessorato dell'amore, io lo chiamo così, e sono queste le parole infatti che ho usato all'inizio sull'altare, quando appena insediata, alla presenza del nostro, di Sua Eccellenza Carlo Bresciani, mi hanno chiamato a fare un saluto dal pulpito, e io intraprendentemente 4 anni fa, che non sono una politica, non sono diventata un pochino nel tempo, sono ancora tanto strada da fare, sono una psicoterapeuta, il nostro sindaco ha chiamato una professionista in definitiva per divulgare la mentalità dell'amore e del rispetto ai cittadini. E io dal pulpito quella volta lì, intraprendentemente, dissi con tanto batticuore, dissi che in definitiva la psicologia, in qualche modo, che ha questo grande compito, lo psicoterapeuta prevalentemente, di bonificare le mentalità, perché come ha detto il Papa nella sua prefazione, ci troviamo di fronte a una malattia dell'umanità, e poi ha aggiunto un modo sbagliato di pensare, è proprio lì il problema, cioè le ricette, il modo di pensare, le ricette che abbiamo acquisito durante la nostra vita e che utilizziamo per decidere, no, dove è il bene e dove è il male. Purtroppo queste ricette, questo ricettario dell'amore, del reciproco rispetto, sono dei ricettari in definitiva che hanno delle parti molto tossiche. Ancora oggi io le chiamo, siamo affetti da analfabetismo psicologico, utilizziamo delle ricette cavernicole che ci impediscono di mutare nella pratica, di tradurre nella pratica l'amore che tutti abbiamo nel cuore. E sul pulpito quella volta dissi appunto che psiche e fede e chiesa in qualche modo hanno lo stesso obiettivo, diciamo un bravo psicoterapeuta con gli uomini di chiesa. E poi sono scappata via. E mi ricordo che quel giorno il nostro vescovo mi dissero, quando sono tornata a sedermi, mi disse: ma il vescovo si era alzato per darti la mano. E ce l'ho ancora nel cuore quel gesto, perché vuol dire che in qualche modo sono circondata da persone con la quale si può fare squadra. Solamente facendo squadra, senza barriere politiche, ideologiche, in qualche modo possiamo bonificare il modo di pensare delle persone, per fargli veramente capire qual è la ricetta dell'amore e del reciproco rispetto. Quindi la ringrazio, io mi fermo qui perché ci tenevo a dire questo. Il nostro presidente Guido Castelli, vuoi dire qualcosa? Io veramente avrei piacere, magari dopo concludo in 30 secondi, che Monsignor Bresciani magari si potesse dire cosa ha provato sentendo questo straordinario prete che, come scrive nel suo libro, ha il sogno di abolire la schiavitù. Immagino che anche nell'America dell'Ottocento fossero considerati un po' stralunati quelli che coltivavano quel sogno. Chissà, cosa ci dice, Monsignore? Ma io penso che quando noi usciamo dalle teorie e andiamo a guardare i volti delle persone, le esperienze delle persone, cioè quello che veramente la persona umana vive, allora riusciamo a togliere quegli stereotipi che classificano troppo le persone e capire che dietro le apparenze molto spesso c'è un cuore che soffre, c'è un cuore che chiede aiuto, c'è un cuore che soffre solitudine. Credo che questo sia per quanto riguarda la questione della prostituzione, sia per altri aspetti. Se noi imparassimo di più ad ascoltarci e a non combattere per idee, ma partendo dalle persone concrete, forse la nostra società sarebbe meno conflittuale.
incominceremmo di meno a dire noi, loro, noi siamo di qui, ma gli altri però sono... Queste donne, o queste ragazze meglio, no? Facilmente vengono classificate come delle perverse. E poi invece quando si parla si scopre che sono delle vittime. Quando si parla con loro si scopre che sono delle persone che portano dentro di sé grandi desideri di onestà, di giustizia, che magari non possono vivere, ma non possono vivere perché qualcuno che si crede giusto e qualcuno che si ostenta giustizia, ostenta onestà, è il disonesto. Mi ha colpito molto, per esempio, oggi leggendo quello che è successo, cos'è Mondragone lì, no? Quelli che si scagliavano contro i rumeni, certo non tutti, ma alcuni di quelli che si scagliavano contro i rumeni erano quelli che sfruttavano i ragazzini sessualmente, i rumeni. Però facevano i puri contro gli stranieri. Ecco, quando noi andiamo al di là di queste idee e andiamo alle persone, forse riusciamo a demolire quei totem che non hanno senso. Per cui ringrazio certamente Donaldo per quello che ci ha detto. Credo che se noi aiutiamo anche queste persone nella loro volontà di riscatto e le sosteniamo nella loro volontà di riscatto, abbiamo già fatto qualcosa, forse non tutto, ma credo che possiamo fare molto dal punto di vista educativo, dal punto di vista della giusta repressione di quelli, virgolette, clienti, perché la repressione è sbagliata quando è usata contro chi non fa il male, ma contro chi riduce in schiavitù bisognerebbe usare anche la repressione, perché se noi togliamo, appunto, come diceva Donaldo, se noi togliamo il mercato, ma togliamo soprattutto chi va al mercato a comprare, perché è importante. E lì possiamo fare tanto come società, no? Se noi ci impegnassimo di più nei confronti degli sfruttatori, cioè di coloro che usano queste donne non come, virgolette, clienti, ma le usano come prodotto da vendere, forse avremmo qualche chance in più di aiutarle. E se cominciassimo a guardare un po' meglio loro e un po' male i clienti, forse cominceremmo a cambiare mentalità. È vero. Sante parole, Sua Eccellenza. Posso dire... Prego, Donaldo. No, ecco, vorrei salutarvi con questo pensiero che il servo di Dio, Don Oreste Benzi, fino all'ultimo giorno, no, gridava sempre, ovunque si trovava, alle istituzioni e a tutti coloro che aveva davanti, affrontando questa piaga. Lui diceva che gli schiavi non possono aspettare, le schiave non possono aspettare. Ecco, sicuramente questo deve essere qualcosa che no, ci deve toccare profondamente, no? Pensare che le schiave non possono aspettare significa che anche oggi, questa notte, domani, no? Tante persone sono proprio lì su quella croce e stanno vivendo l'inferno, no? E allora possiamo mobilitarci, no? La presentazione di un libro che no, rilancia e provoca, ecco, qualcosa di importante ovunque noi ci troviamo per soccorrere queste persone, no? Che sono anche lì presenti, anche nel vostro territorio, e fare anche un importante, magari poter approfondire, no? Anche in diocesi, anche nei comuni limitrofi, no? Poter continuare questo percorso, no? Di sensibilizzazione, no? E passare poi dalla sensibilizzazione all'azione, no? Perché l'azione è proprio salvare la vita di queste creature, di queste ragazze. Noi abbiamo qualche settimana fa detto un rosario a Roma per una ragazza uccisa nel mese di maggio.
le cronache nazionali non parlano più di queste ragazze che vengono uccise sulle strade, non sono più fatti così rilevanti, ma invece avvengono in tutta Italia. E anche a Perugia noi ogni sabato alle 11, Eccellenza, preghiamo il rosario proprio lì dove si trovano queste donne. Sono 18 anni che preghiamo il rosario, sono giovani, laici, persone stupende che ogni sabato d'inverno, d'estate, tutte le stagioni non mancano un sabato e pregano, e tante di queste ragazze si avvicinano e si uniscono alla preghiera, e molte le abbiamo anche portate via attraverso la preghiera. Quindi ci sono tanti modi, no, per avvicinare queste nostre figlie, queste nostre sorelle, e ognuno sicuramente può fare qualcosa. E anche avere anche in un comune una donna, no, che come l'assessore, penso che sia veramente anche questo, no, un grande una missione, no, una missione per mettere al primo posto proprio le persone più oppresse, più fragili. Quindi grazie per tutto quello che fate e che potrete fare. Grazie, grazie Donaldo. Prego, Guido. Allora, io do le conclusioni, perché sarebbe un atto di hubris, di estrema presunzione, perché è stato un pomeriggio bellissimo. Grazie Donaldo, sai penetrare il cuore, toccando il cuore e il cervello e tutte le corde, non solo del sentimentalismo ma della verità. Come diceva giustamente il consigliere Bresciani, quando le storie sono concrete, quando le persone sono vere, hanno un nome e un cognome, tutto diventa meno difficile e il pregiudizio si allontana, questo rischio che noi corriamo sempre. A questo proposito, nel veramente raccomandare a tutti l'acquisto di questo libro, perché acquistare questo libro vuol dire dare una mano alle comunità dell'Associazione Giovanni Paolo XXIII, che onora e perpetua l'attivismo di Don Benzi. Al capitolo 16 di questo volume che ho letto e riletto c'è veramente un'antologia di vita concreta di queste ragazze, sono testimonianze dirette, come appunto prima richiamava il vescovo Bresciani, che consentono di capire, di individuare nella persona il problema e quindi anche il dovere che noi abbiamo di superare l'indifferenza nei loro confronti. Sono la Risa, 23 anni, in Moldavia, poi ci sono ragazze Doris della Nigeria, c'è Maria Elena del Brasile, c'è Giulia del Benin, c'è Angela, albanese, una sorta di antologia di Spoon River che io raccomando a tutti, in particolare ai più giovani, di leggere, soffermandosi poi, e concludo, un secondo sulla vita e sulla tristissima circostanza mortale che ha riguardato poi una delle protagoniste del libro, Evelyn Okodua, una ragazza che ha dato la propria vita per certi versi, perché come era schiava del racket della prostituzione, viveva a Cesano, a Senigallia, incontra Don Benzi e incontra Donaldo. E qui Donaldo scrive una cosa che è drammatica, tremenda, la consapevolezza di rischiare la vita, perché l'uomo che fa racket della prostituzione non può tollerare che la donna si liberi, perché il suo mercato, il suo negozio lercio si frantuma se qualcuno si emancipa, vero Donaldo? E Evelyn è morta, ma il suo corpo è rimasto esanime per settimane nell'obitorio di Senigallia perché nessuno lo reclamava, ma la consapevolezza di questa morte e quello che poi ha prodotto il sacrificio di Evelyn non solo è immortalato in questo libro, ma ancora stimola, produce germogli, seminagione buona. Quindi abbiamo fatto questa chiacchierata anche per Evelyn, no, Donaldo? E quindi speriamo che l'attività davvero santa di tutti gli eredi
di Don Oreste possa continuare a dare giustizia al sacrificio di Evelyn. Bene, grazie a tutti della collaborazione. Grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie Donaldo. Scusate, posso dar voce ai tanti che ci hanno seguito? Solamente ci sono tanti complimenti e leggo solamente questo perché c'è un messaggio proprio. Salve, sono una volontaria dell'Associazione Papa Giovanni XXIII che esce in strada in zona bonifica per cercare di liberare le ragazze vittime della tratta. Vista la vostra sensibilità al problema, sarebbe necessario favorire la collaborazione di volontari per poter essere più presenti e soprattutto l'accompagnamento spirituale di un sacerdote. Le ragazze nigeriane si fidano molto degli uomini di Dio e chiedono di essere benedette. Chiedo al Vescovo di mandare sacerdoti o di tenere presente questa riflessione in strada con noi e alle amministrazioni locali di collaborare con noi per un'azione più efficace. Grazie a tutti voi. Grazie. Sono felice di questa serata. Grazie. Grazie veramente. Arrivederci. 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 Saluti. Grazie. Grazie Guido, grazie Assessore. Grazie.